Negli ultimi mesi Wall Street ha toccato i massimi. Secondo voi il listino USA è ancora interessante? Beh, è vero che la borsa americana ha corso molto nei mesi scorsi, però secondo noi ci sono ancora margini di crescita e margini molto importanti. Chiaramente bisogna adottare un approccio molto selettivo, perché non tutto salirà, quindi una società come Janus secondo noi avrà un vantaggio informativo molto importante. Ma quando dico appunto che c'è ancora margine per crescere, mi riferisco al fatto che c'è ancora molta incertezza negli Stati Uniti, legata soprattutto alla non risoluzione del problema del fiscal cliff e del cosiddetto sequestro. Quindi ci sono molti operatori, molte aziende che sono ancora restie a investire i propri soldi, che hanno, perché c'è ancora molta liquidità nei bilanci delle aziende americane, e appunto questa liquidità non verrà investita finché non verrà trovata una soluzione duratura a questi problemi, soprattutto legati all'ambito fiscale americano. Nel momento in cui appunto l'amministrazione Obama insieme ai repubblicani riuscirà a trovare un punto di accordo, a quel punto moltissime aziende saranno pronte a investire la propria liquidità in forza lavoro, quindi ci sarà anche un aumento del tasso d'occupazione, in infrastrutture, e questo chiaramente creerà un circolo virtuoso per l'economia americana per i prossimi mesi e i prossimi anni. Quindi un tasso di crescita dell'1,5-1,8% che ci aspettiamo per quest'anno, che non è male ma non è niente di eccezionale, potrebbe essere molto superiore nel momento in cui i problemi fiscali verranno risolti. Dagli USA sembrano giungere dei segnali positivi anche dal real estate. Qual è la vostra view su questo mercato? Sicuramente l'iniezione di liquidità che la Fed sta immettendo, ed è da ormai un bel po' di mesi che sta immettendo sul mercato americano, ha proprio la funzione di sostenere il mercato immobiliare e i prezzi delle case e degli uffici commerciali. Questo appunto sta spingendo al rialzo tutto il settore immobiliare, non solo negli Stati Uniti ma anche nel continente asiatico. E il nostro fondo Janus Global Real Estate sta approfittando e sta cavalcando questa ripresa del settore e sta ottenendo dei risultati veramente molto interessanti. E secondo noi anche per i prossimi mesi il settore azionario immobiliare è sicuramente un settore da tenere molto in considerazione per i portafogli dei clienti. Anche perché offre una fonte di diversificazione molto importante per i portafogli della clientela italiana. Un fondo come il Janus Global Real Estate è molto diversificato sia a livello geografico che a livello proprio di ambito di investimento, perché andiamo a selezionare aziende che sono legate a diversi settori dello sviluppo immobiliare, non solamente residenziale ma soprattutto commerciale. Parliamo appunto di centri commerciali, di ospedali, cliniche private, campi da golf, porti turistici. Ci sono tantissimi ambiti in cui aziende legate al settore immobiliare operano e possono fare utili molto interessanti per il nostro fondo e quindi di conseguenza per i portafogli della nostra clientela in Italia.